Parliamo adesso di potenza dei sistemi di base, viste le loro applicazioni legate all'istituzione di energia elettrica, è particolarmente importante approfondire gli aspetti legati alla potenza dei sistemi di fase. Non scopriremo niente di nuovo, si tratta di formule sostanzialmente specifiche nel caso di fase. Allora, se io ho un sistema di fase, immaginiamo equilibrato, quindi in questo caso con o senza filo negro abbiamo visto la stessa cosa. Allora, se io chiamo i 1, i 2, i 3, le tre correnti di fase, come al solito, ottengo che la potenza complessa assorbita alla prima fase è chiaramente pari a V1O per I con 1 coniugato. Ricordate la definizione di potenza complessa. Allora, che cosa è uguale questo? Allora, questo, poiché nel caso equilibrato V1O è pari proprio a 1 perché lo spostamento del centro stella è 0, questo si scrive anche I con 1 per I con 1 coniugato. Allora, questo si scrive come? Allora, ricordiamo quello che abbiamo detto ieri. Questo si scrive come il prodotto dei moduli di questi due fasori, quindi è modulo della tensione per I, per il modulo della corrente sarebbe, per E elevato a J, l'angolo di sfasamento fra tensione e corrente, che è chiamato, quello che è chiamato φ, vedete, sta ancora lì nella figura. Vi ricordate, no? Ieri abbiamo parlato della potenza complessa, abbiamo visto che la potenza complessa si scrive modulo della tensione per il modulo della corrente per E elevato a J, l'angolo di sfasamento fra tensione e corrente, sempre l'angolo di ritardo della corrente rispetto alla tensione, no? Quello che abbiamo fatto ieri. Ho chiamato E grande, I grande, I moduli, cioè i valori efficaci di tensione di corrente. Beh, quando io vado a fare il calcolo di A2 e di A3, cioè le potenze complesse assorbite dalla fase 2 e la fase 3, troverò esattamente lo stesso risultato. Perché? Perché anche sulla fase 2 la tensione stellata al modulo è grande, perché il carico si suppone, perché il sistema è simmetrico nella tensione, e la corrente ha sempre lo stesso modulo I perché è equilibrato nelle correnti, e anche lo sfasamento fra tensione e corrente è lo stesso, lo vediamo lì disegnato, cioè il triangolo delle tensioni e quello delle correnti, che sono l'uno rotato rispetto all'altro nello stesso angolo. Quindi A1, A2 e A3, cioè le potenze complesse assorbite da le tre fasi, sono tra di loro uguali in questo caso, e la potenza complessiva complessiva, scusate il bisticcio di parole, del carico trifase, quindi come se mettessi questo in un'unica scatola, ok? Come abbiamo imparato dalla conservazione delle potenze, è pari alla somma di A1 più A2 più A3. No, poiché la potenza complessa si conserva, vale questo ragionamento. Poiché ciascun pezzo A1, A2, A3 è uguale, questo viene semplicemente 3 volte e I così fa. E I elevato a G fi, quindi 3 volte il singolo pezzo, di somma viene fatto. Allora, questa cosa si può anche scrivere, 3 E I cosen fi più J 3 E I sen fi, usando la formula di Euler. Quindi abbiamo che la potenza attiva assorbita da un carico trifase è questa, la potenza reattiva è questa. La potenza apparente è pari a radice di P quadro più Q quadro, ovvero 3 E per I.
potenza apparente più dato il modulo della potenza complessa, no? Quindi viene pure questo. Ah, questa formula, per inciso, ci sarà molto utile nel risolvere gli esercizi, quindi teniamo a mente, la useremo ripetutamente. Oh, vi faccio osservare che queste formule che ho messo, anzi, un'altra cosa è pure utile, è questa, un'altra formula pure utile è che Q diviso P, quando faccio il rapporto, viene fuori la tangente di Φ, cioè la tangente è l'angolo di carico. Φ, ripeto, è l'angolo di sfasamento della corrente di linea rispetto alla rispettiva direzione stellata. Oh, vi faccio osservare questo. Noi abbiamo prima dimostrato, ecco, sta ancora qui, che la tensione concatenata, oltre ad essere sfasata in un certo angolo, che è periodo sesti, ha un modulo che è pari al radical tre volte quello della tensione stellata. La tensione concatenata è radical tre volte la tensione concatenata in modulo. Poiché qui io ho il modulo della tensione stellata, equivalentemente io questo lo posso scrivere anche come radical 3 V, chiamo V il modulo della tensione concatenata, I cosin Φ. Analogo discorso per le altre quantità, non lo so fare, insomma. Quindi io in termini equivalenti posso, invece che esprimere la potenza in termini di tensione stellata, anche in termini di tensione concatenata, sempre il modulo, purché ci metta qui il fattore radical 3 anziché il 3. La cosa a cui prestare però attenzione è che se io anche uso la tensione concatenata in modulo qui, l'angolo Φ è sempre l'angolo di sfasamento fra corrente e tensione stellata. Sempre, che qui vedete non cambia, quindi qui era l'angolo fra la corrente e la tensione stellare, ma anche qui, quindi indipendentemente da cosa ci metto qui da parte, quindi possiamo usarla questa formula a patto di non confonderci. Vabbè, queste formule saranno, ripeto, utilizzate ampiamente quando faremo gli esercizi a partire da domani, quindi diciamo poi ci sicuramente ci spratichiamo. Quello che adesso però vi voglio far vedere a concludere la lezione di oggi è come si fa a misurare la potenza in un sistema trifasico. Questo perché, abbiamo detto, la potenza ha un rilievo particolare per questi sistemi, quindi spesso nella pratica ci si trova a dover misurare la potenza per poter vedere cosa sta accadendo in quel sistema. Allora, dobbiamo distinguere ti faccio il disegno così spero sia più chiaro. Allora, dobbiamo distinguere sostanzialmente due casi. Caso con e senza filonello. Allora, il caso con il filo neutro lo liquidiamo molto rapidamente. Allora, immaginiamo di avere un sistema di fase a stella, immaginiamo, quindi deve esserci filo neutro, deve essere forza stella, con il filo neutro. Allora, qui non disegno il resto del circuito. Quando ometto di disegnare il resto del circuito, suppongo che qui ci sia un'alimentazione fatta da una terna di tensione simmetrica diretta. Quando non specifico, dovete immaginare lì quei tre generatori come li ho fatti fino ad ora. Per brevità li ometto, ma è solo un fatto, diciamo, di convenienza. Quindi qua c'è sempre comunque la terna di generatori. Allora, quando c'è il filo neutro ed esso è accessibile, diciamo così, per misurare la potenza assorbita dal carico trifase, da ciascuna delle fasi e dal carico trifase, ci basta sostanzialmente un wattmeter inserito in questo modo. C
se io metto un mattone inserito in questo modo, è facile vedere che misuro la potenza attiva assorbita da questa impedenza sulla fase 3, la chiamo Z3 per individuare, diciamo, poi che sia uguale alle altre o no, non mi interessa in questo contesto. Questo perché? Allora, se io chiamo, vi ricordate cosa abbiamo fatto prima? VW e IW, la tensione alla corrente che interessa il battito, il battito misura la parte reale di VW per IW coniugato. Ovvero, allora, la tensione VW è uguale a questa tensione V3O, e questo è il centro stella del carico, e questo è il punto dentro. Questo perché si suppone che le amperometriche del wattmetro abbiano un'impedenza 0, wattmetro ideale. E quindi questo si scrive parte reale di V3O, V3O per il coniugato della corrente nel wattmetro, che è esattamente la corrente I3 che fluisce nella fase 3. Beh, e questo altro non è, per definizione, se volete, che la potenza attiva assorbita dalla fase 3. Perché esattamente il prodotto fra la parte reale, il prodotto fra il fasore di tensione su Z3 e il coniugato della corrente che fluisce su Z3. Quindi è proprio la potenza attiva assorbita dalla impedenza sulla fase 3. Allora, se il carico è equilibrato, allora basta moltiplicare per 3 questa indicazione e ho direttamente la potenza di tutto il carico, quello che dicevamo prima, no? Se il carico è equilibrato, se il carico è equilibrato, ripeto questo ragionamento fase per fase e ottengo il valore della potenza assorbita da tutte le fasi e le posso sommare per avere la potenza complessiva. Quindi, quando c'è il neutro accessibile, quindi c'è un filo neutro al quale posso collegare il battito, collegando un battito in questo modo, quindi con l'amperometrica in serie a una fase, le voltmetriche fra fase e neutro, riesco a misurare agevolmente la potenza assorbita dal carico di fase facendo questi ragionamenti. E quindi questo, diciamo, va molto facilmente. Il caso di sistema senza neutro è un po' più, diciamo, delicato da considerare. Allora, posso cancellare qui? Adesso siamo in un caso senza neutro. Allora, supponiamo per iniziare che il carico sia equilibrato. Supponiamo che il carico sia equilibrato. Quindi immaginate, questo è un carico equilibrato con 3 impedenze uguali, diciamo così inaccessibile, nel senso che non siamo in grado di accedere al centro stella. Quindi il filo neutro non c'è, quindi non mi rende accessibile il centro stella per collegarci uno strumento. Questo è il concetto. Allora, che cosa io faccio? Faccio una grande furbata. Allora, magari facciamo così. In questo caso voglio disegnare anche i generatori. Così è maggior. Rifaccio il disegno, ragazzi, così spero vi sia più chiaro quello che sto per dire. Lo faccio più completo per fare più chiarezza. Allora, ho questa situazione. Questo è lo primo, questo è l'uomo. Non posso collegare il battito al centro stella perché non c'è il filo neutro. Allora, io che cosa faccio? Dicevo, faccio una furbata. In che cosa consiste la furbata? Consiste nel considerare un altro carico che costruisco io, collegato in questo modo, a stella così. Questa la chiamo RW.
Quindi faccio 3 resistenze RW collegate a stella in questo modo. Allora, e queste invece sono le impedenze Z del carico originale. Allora, che cosa ho? Allora, la formula di Millman mi garantisce quella che abbiamo visto prima, che essendo il carico equilibrato, V O O' è pari a zero. Cioè, questo punto e questo punto sono lo stesso potenziale. Non c'è tensione, c'è tensione nulla tra essi. Questa è la forma di Millman che abbiamo visto prima, carico equilibrato. Ma adesso, questo nuovo carico fittizio, diciamo così, che ho costruito io, è anch'esso equilibrato. Quindi anche fra questi due punti posso ripetere lo stesso ragionamento e ottenere che V o primo o secondo è pari a zero. Vi trovate? È la stessa formula, diciamo, con RV anziché Z. Mi fornisce sempre che lo spostamento tra questo centro stella e questo centro stella è pari a zero. Ma di conseguenza anche V o secondo è pari a zero. C'è la tensione tra questi due punti. Sto dicendo, questo punto e questo punto sono lo stesso potenziale. Questo punto e questo punto sono lo stesso potenziale. Ergo, anche questo punto e questo punto sono lo stesso potenziale. Cioè la tensione fra di essi è una banalità. Ma allora, se è vero questo, collegare il wattmetro al centro stella vero o al centro stella fittizio, dal punto di vista delle tensioni, è la stessa cosa. Quindi se io prendo il wattmetro e lo collego così, allora prima io lo collegavo al centro stella vero del generatore perché c'avevo il filo neutro, adesso lo collego al centro stella fittizio, questo secondo l'ho costruito, ottengo lo stesso risultato, lo stesso identico risultato. Quindi costruendomi un centro stella fittizio nel caso di carico equilibrato posso ripetere gli stessi identici ragionamenti di prima, perché costruisco io un punto che è uguale dal punto di vista del potenziale al centro stella vero e quindi posso ripetere tutti i ragionamenti. E questo è un modo di procedere sicuramente. Un altro modo di procedere invece, che è più generale, perché prescinde dall'ipotesi del carico. Allora, questo funziona se il carico è equilibrato, in modo tale che i centri stella siano tutti allo stesso potenziale. Ma se il carico fosse squilibrato, la formula di Millman mi direbbe che lo spostamento del centro stella è diverso da zero e questo ragionamento caderebbe immediatamente. Allora, in questa situazione, cioè di carico squilibrato, che cosa posso fare? Allora, a questo punto ricancello qui, posso? Questo che è chiaro, questo ragionamento? Allora, adesso queste tre impedenze che possono essere diverse tra di loro. Allora, adesso dimostreremo che se io collego due wattmetri in questo modo, W con 1 così e W con 2 così, ebbene, quello che dimostreremo adesso è che la somma delle indicazioni dei due wattmetri è pari alla potenza attiva assorbita dalle tre impedenze Z, cioè da questo carico trifase complessivo. Questo dimostreremo. Questa modalità di inserzione di due wattmetri si chiama anche inserzione Aaron, lo scrivo qua. D'accordo? Allora dimostriamo questa cosa. Allora, questa è la tesi, sicuramente. Ok? Allora,
Allora, l'indicazione, la somma dell'indicazione, W1 più W1, a che cosa va? Allora, W1, l'indicazione va a tenere 1, a che cosa va? Alla parte reale, la tensione ai morsetti della voltmetrica del wattmeter 1. Questa, allora, se questo lo chiamiamo 1, 2 e 3, questa è V1, 2. V1, 2. Ok? Per coniugato è la corrente che circola nell'amperometrica del wattmeter 1, che è la corrente I con 1, vedete? I con 1 coniugato. Più per il wattmeter 2, ragionamento analogo, parte reale di questa tensione, vedete, più sta qui, quindi questo è V32, V32, per la corrente nell'amperometrica del wattmeter 2, che è chiamato I con 3, con I bar. Questa corrente nella fase 2 la chiamo I con 2, come al solito. Allora, a che cosa è uguale la quantità V1,2? V1,2 è pari alla tensione V1O stellata meno la tensione V2O stellata. Questo lo scrivo, quindi parte reale di V1O meno V2O. Mettiamoci la parentesi quadra. Per I con 1 coniugato. Vi trovate? Ho detto che V12 è pari a questa meno questa. Leggi che ho fatto attenzione. Più parte reale, stesso ragionamento, V3O meno V2O per I con 2 coniugato. I con 3, scusate, I con 3 coniugato. Ho scritto questo secondo pezzo. Che cosa viene fuori? Parte reale. Vabbè, metto tutto insieme, la parte reale, l'operatore parte reale è un operatore lineare, quindi posso mettere le somme dentro e fuori senza problemi. Allora, che scriverò? V1O per I1 coniugato più V3O per I3 coniugato meno V2O per I1 coniugato più I3 coniugato. Ho messo in evidenza, no? Ho messo V2O in evidenza e viene I1 coniugato, I3 coniugato, entrambi col segno meno. Quindi viene fuori questo. Mi trovate? Parte reale. V1O I con 1 coniugato più V3O I3 coniugato. Quest'ultimo pezzo come lo scrivo? Beh, io osservo che poiché il sistema è senza filo neutro, io ho che I1 più I2 più I3 è pari a 0. Basta applicare, come abbiamo già visto, la legge di Kirchhoff a questo nodo. E quindi meno I1 più I3 è uguale a I2. Basta portare l'altra parte. E quindi meno I1 coniugato più I3 coniugato fa più I2 coniugato. Quindi qua scriverò più V2 0 per I2 coniugato. Trovate? Che cosa c'è detto qui? Questa è proprio la potenza attiva assorbita al carico trifase. Perché questa è la potenza complessa della fase 1, questa è la potenza complessa della fase 3, questa è la potenza complessa della fase 2. Ne faccio la parte reale e ottengo la potenza attiva del carico complessivo. E quindi dimostriamo esattamente quello che volevamo dimostrare. Quindi, come vedete, con 2 watt di iniziazione Aron
possiamo misurare la potenza attiva assorbita da un carico qualsiasi senza neutro. L'ipotesi fondamentale è che non ci sia neutro, così che la somma delle correnti sia pari a zero. Questo è il concetto. Due osservazioni. La prima, io posso immaginare altre inserzioni a 2 watt. Io ho inserito un watt sulla fase 1 e un watt sulla fase 3 e ho ottenuto questo risultato. Io posso anche pensare di fare altre inserzioni sulla fase 1 e la fase 2 e ottenere risultati analoghi. Basta stare attenti ai segni sostanzialmente, ma il risultato funziona lo stesso. Quindi esistono altre possibili inserzioni analoghe a 2 watt su altre fasi, quindi non la fase 1 e la fase 3, ma la fase 2 e la fase 3, tanto per dire la fase 1 e la fase 2. A patto di stare attenti ai segni, il concetto è lo stesso. D'accordo? Quindi si possono fare varie cose. Altra osservazione importante è che le singole indicazioni dei wattmetri, in questo particolare caso, non rappresentano una potenza. Cioè, le indicazioni prese da sole non significano niente. Perché, vedete, per esempio, il wattmetro 1, io prendo la corrente nella fase 1 e una tensione che non sta su questa impedenza qua. Quindi quando faccio tensione per corrente coniugata, non ottengo una potenza che si riferisce a uno specifico bipolo della rete. Quindi le singole indicazioni dei wattmetri non hanno un senso fisico, cioè non sono delle potenze delle prodotti, sono dei prodotti di tensione per corrente con le definizioni che sappiamo. Punto. Quello che ha senso fisico è la somma in questo caso, è la somma, solo la somma. I singoli addendi no. Tanto è vero che una singola misura OW1, può essere anche negativa. Non nulla osta, voglio dire, che questo avvenga. Quindi è una somma algebrica, voglio dire. Quello che ha solo senso fisico è la somma. Ultima osservazione. Ve la lascio come dimostrazione per esercizio, così poi finiamo. Allora, questa dimostrazione vale qualunque sia il tipo di carico, quindi carico equilibrato, carico squilibrato, a maggior ragione carico equilibrato. Quindi, quando io metto 2 watt così, sia che il carico sia squilibrato, sia che il carico sia equilibrato, la somma fa sempre la potenza attiva, perché vedete, io non ho usato nessuna ipotesi qua. Ebbene, se il carico è equilibrato, ma solo in questo caso, non solo la somma delle indicazioni dà la potenza attiva, come abbiamo dimostrato, diciamo, nel caso generale, ma la differenza delle indicazioni è proporzionale alla potenza reattiva. Questo vale solo equilibrato, nel caso equilibrato. La dimostrazione ve la lascio per esercizio, si trova sui libri senza grossi problemi, si basa sul fatto che l'indicazione V1, per esempio, che è pari alla somma, alla parte reale, scusate, di V1,2 I con 1 coniugato, si scrive anche come il valore efficace della tensione concatenata, per il valore efficace della corrente, siamo nel caso equilibrato, quindi sono tutti uguali in questo caso, per il coseno dell'angolo fra queste due quantità. Il coseno di quest'angolo è, se ci pensate, pi più pi greca sesti. Perché? V1,2 è questa, I con 1 è questa qua, l'angolo che c'è fra le due è fi più pi greca sesti. Poi W con 2, analogamente, uguale un'altra cosa simile, vedete, troverete fi meno pi greca sesti. Fatelo pure l'esercizio. Quindi questo verrà. Allora, vi do il risultato direttamente, così poi seguite facilmente la traccia
Quando fate la differenza W2 meno W1, usando le formule di addizione e di sottrazione del coseno e usando questi valori notevoli, troverete questo risultato qua. Quindi si tratta di applicare un po' di formule trigonometriche. Quindi si tratta di guardare bene gli angoli di sfasamento fra i fasori e usare la trigonometria. Quindi, diciamo, non è difficile, quindi ve la lascio per esercizio. Quindi questa vale. Questa vale sempre, sempre, qualunque sia il carico. Questa vale solo se il carico è equilibrato. Quindi quando il carico è equilibrato abbiamo queste due relazioni e noi negli esercizi useremo in tutti e due modi, cioè date le indicazioni dei watt di cavare P e Q, ma anche il contrario, dato P e Q ricavare le indicazioni dei watt. Questo è un sistema di due equazioni, due incognite, ma si risolve così. Quindi vale, diciamo, è usata l'una e l'altra adesso.